ma perché meglio si sappia l'origine e il progresso di un maestro tanto eccellente. Cominciando dai suoi principi, dico che in Castelfranco, in sul Trevisano, nacque l'anno 1477 Giorgio, dalle fattezze e dalla grandezza d'animo chiamato poi col tempo Giorgione. 5 lustri, o forse più, tanto è passato da quel mio soggiorno in Vinegia. Eppure il ricordo è così vivido. Giorgio non godeva di grande considerazione in quest'ambiente. Il clero veneziano non sborsò neanche un ducato per una sua opera. Eppure, se lo conoscevate così bene, immagino che in chiesa trovasse almeno il conforto della preghiera. Conforto? Di certo ne aveva un gran bisogno. Angoscia nel suo sguardo, quando si svegliava di soprassalto, il sudore freddo. A volte nemmeno il mio corpo sembrava scaldarlo. Il vostro corpo? Egli amava la vita, la natura, i colori gli davano una gioia immensa, e la musica, le donne. E quei dipinti allora? Aveva un volto che più celava e usciva dagli incubi che di notte lo torturavano. Io sono qui per chiedervi di queste oscurità. Farneticava nel sonno di profezie apocalittiche. Era come se sentisse arrivare la fine. L'anno 1510. Ella infettò di peste, non ne sapendo però altro, e praticandovi Giorgione al solito, se le appiccò la peste di maniera che in breve tempo, nell'età sua di 34 anni, se ne passò all'altra vita, non senza dolore infinito di molti suoi amici, che lo amavano per le sue virtù.